La riunione di area omogenea di San Nicolò si svolge tutti i giovedì alle 20.30 nelle ex scuole elementari del paese che sono alle mie spalle. Il tecnico di riferimento qui è Aurelio Veronesi. Le riunioni sono cominciate nei primi anni 90 grazie anche al sostegno del comune di Argenta. Ne parliamo con Ercolino Gentile che è qui accanto a me e che è stato uno dei fondatori di questa area omogenea. Ecco, voi avete cominciato intanto frequentando altre aree omogenee che erano nate prima di questa, giusto? Esattamente sì, c'è venuta questa indicazione da parte della provincia, della regione, che noi abbiamo accolto e ci è sembrato subito molto interessante. C'è da dire che la maggior parte delle nostre aziende che siamo partiti veniva già dalla lotta guidata, poi passata alla lotta integrata. Alcuni di noi sono andati a vedere queste riunioni che si facevano, poi la provincia ci ha messo a disposizione il tecnico appunto Veronesi Aurelio, anche qualche capello bianco, quindi è anche molta esperienza, che questo non guasta, e così siamo partiti, un gruppetto di 8-10 aziende. Adesso ci troviamo 30-35 aziende, sicuramente che ci torniamo, insomma. Quali sono i vantaggi per un produttore nel partecipare alle aree omogenee? Beh, sicuramente il fatto di trovarci qua, di discutere dei vari problemi, ognuno di noi è sperimentatore continuamente dei vari prodotti, metodologie, questo è molto positivo. Poi in più il nostro tecnico ci porta la vera sperimentazione, quella non di parte, fatta dalla provincia, dalla regione, molto importante, basilare, che ci porta proprio ad un'autonomia di gestione aziendale, sicuramente con qualche sacrificio perché bisogna andare in azienda a controllare, vedere le frattole. Abbiamo il supporto della capannina con i modelli previsionali e quindi abbiamo dei dati molto precisi su quando trattare, come trattare. Poi ognuno nella propria azienda si gestisce un po' al meglio. E io mi ricordo che i primi anni venivo un po', come dire, criticato questo modo. Adesso invece bene o male con il supporto dei messaggi, dei bollettini e di internet, così vedo che più o meno insomma è seguito un po' in tutto il territorio, quindi sicuramente questa è una cosa molto positiva. C'è da dire anche che certi sistemi di lotti, mi riferisco per esempio a confusione sessuale, a virus, cose di questo genere, se fosse applicata su larga scala sarebbero ancora più produttive e quindi è un peccato che questo non venga fatto, ma insomma diciamo che adesso noi facciamo proprio da apripista su questo. Ecco. Gli altri vi hanno un po' seguito, ecco, avete fatto veramente da apripista per anche altri produttori. Sì, sicuramente sì, infatti io vedo che un po' tutti adesso sono entrati nella mentalità di avere le trappole e di seguire questi modelli provvisionali che sono diventati molto precisi. In questo bisogna dire che la provincia è stata molto lungimirante. Noi spesso la critichiamo, io per primo, a volte su certi aspetti, però qua secondo me ha svolto un buon lavoro, un ottimo lavoro. Il rammarico è che purtroppo dal punto di vista commerciale non riusciamo a sfruttarlo. E questo forse è anche un po' colpa nostra perché non abbiamo saputo trovare quella aggregazione necessaria appunto per poter portare fuori questo discorso e farlo sapere al consumatore, che è quello poi che ci dovrebbe premiare, e invece purtroppo non è così. Però anche da un punto di vista economico la spesa fitosanitaria e di concimazione nella mia azienda per esempio è il 30%, quindi andare a risparmiare qualcosa, anche se costa un po' fatica, però alla fine qualche risultato si porta a casa. Voi l'aggregazione però magari non l'avete fatta nella commercializzazione, ma l'avete fatta nell'acquisto, perché avete dei gruppi d'acquisto, giusto, che sono nati qui in seno all'area omogenea. Sì, esattamente. Questo modo appunto di fare le cose ci ha fatto sì che siamo autonomi in questa gestione e quindi ci siamo aggregati in gruppi d'acquisto e andiamo a reperire i prodotti dove costano meno, facendo una massa un po' più critica, e quindi questo ha calmierato anche un po' il mercato generale, ha portato un buon vantaggio anche questo, ecco. Quindi insomma qui nell'area omogenea si trovano delle informazioni che sono super partes e che vi possono servire per essere autonomi nella gestione della vostra azienda.
sì, sicuramente sì, questa è la cosa principale, e più che altro c'è proprio sempre questo scambio di idee che sappiamo tutti in agricoltura, una cosa fai bene quest'anno, quest'altro anno cambia completamente, quindi l'esperienza non è mai troppa, la sperimentazione non è mai troppa, e questo ci porta a crescere continuamente, ecco, questo è molto importante.